Ciao, io sono Giovanni Aggiustatutto e sono appassionato di elettronica fai da te e domotica. Nel video di oggi costruiamo delle luci RGB da appendere al muro, che hanno alcuni particolari che secondo me sono molto interessanti. Infatti, questi 6 esagoni di legno che hanno dietro dei LED possono essere messi nella combinazione che vogliamo, per formare diverse geometrie. Inoltre, uno degli esagoni ha dei pulsanti nascosti, per accendere o spegnere le luci e cambiare gli effetti o i colori. Il primo di questi esagoni contiene una scheda connessa al Wi-Fi, che permette di controllare i LED dallo smartphone. L'idea per questo progetto mi è venuta perché era da tanto tempo che volevo mettere nella mia stanza dei pannelli luminosi NanoLeaf, ma il prezzo era sempre stato un po' troppo alto. Quindi ho pensato a come ottenere un effetto simile e forse migliore costruendoli da zero, spendendo molto meno e divertendomi anche un po'. La cosa più importante di questo progetto sono questi esagoni di legno, che avranno dietro dei LED. Come legno ho scelto del multistrato di Okumè, perché ha un colore e delle venature che mi piacciono molto. E poi l'ho già usato per un'altra lampada che ho costruito l'anno scorso e che ho messo nella stessa stanza. Quindi ho fatto tagliare a un negozio Brico 7 pezzi di multistrato di Okumè da 8 mm, da 17x20 cm. Gli esagoni in realtà saranno 6, ma ho preferito averne uno in più visto che gli errori sono sempre dietro l'angolo. Da questi pezzi devo ricavare degli esagoni. Per farlo ho usato una dima stampata in 3D, con cui ho segnato sul legno i contorni degli esagoni. Poi ho tagliato gli esagoni usando una sega per le cornici, che permette di impostare un angolo a cui fare i tagli, che quindi vengono abbastanza precisi. Anche se ci ho messo un po', ho tagliato tutti gli esagoni e mi sono avanzati 28 triangoli rettangoli, che Pitagora sarebbe stato felicissimo a vedere. Ovviamente gli esagoni non sono venuti perfetti, quindi li ho morsettati insieme e ho levigato i lati fino ad averli tutti uguali. Poi ho levigato anche le due facce di ciascun esagono, con della carta vetrata grana 180. Ora che gli esagoni sono pronti, ho scelto di ciascuno la faccia con la venatura migliore, da lasciare a vista. Nella faccia che starà dietro ho messo una vite, che poi ho usato per appendere gli esagoni quando li ho verniciati. Infatti ora è venuto il momento di verniciare gli esagoni. Per fare questo ho scelto della vernice trasparente all'acqua con effetto satinato, che ho dato a pennello. Quando la prima mano era asciutta, ho carteggiato appena tutti gli esagoni e ho dato la seconda mano, e poi anche la terza. Ed ecco qui i 6 esagoni finiti. Nel frattempo la stampante 3D ha stampato tutti i pezzi che terranno gli esagoni appesi al muro. Mentre faceva questi pezzi, la mia stampante ha avuto tutti i problemi che poteva avere. E tornando indietro credo che comprerei qualcosa di un po' migliore, magari una Bambulab. Dietro al primo esagono ci sarà questo pezzo, che conterrà l'elettronica. Invece gli altri esagoni avranno dietro questi altri pezzi, che hanno degli spazi in cui si possono incastrare dei bracci per unire tra loro gli esagoni in tutte le combinazioni possibili. Prima di assemblare questi pezzi però dobbiamo pensare ai LED. Per questo progetto ho scelto una striscia di LED individualmente indirizzabili, che sono LED RGB di cui si può controllare il colore di ciascuno con una scheda come un Arduino. Ciascuno dei LED ha 3 pin, positivo e negativo per l'alimentazione a 5V e un pin per i dati. I LED vanno collegati in cascata, con l'ingresso di uno collegato all'uscita del precedente. Metterò un segmento di 4 LED per ogni lato di ciascun esagono, quindi visto che ho 6 esagoni ho tagliato la striscia LED in 36 pezzi da 4 LED. Per semplificarmi il lavoro quando farò i collegamenti ho stagnato i contatti di tutti i pezzi, anche se è un lavoro decisamente noioso.
Ho fatto una dima stampata in 3D per incollare i LED in modo preciso e ovviamente li ho posizionati in modo che l'ingresso dei dati di un pezzo fosse dopo l'uscita del precedente. Infatti nel primo esagono verrà messo l'SP32 e da lì tutti i segmenti di LED saranno collegati in cascata, con l'uscita di un segmento collegata all'ingresso del successivo. Per collegare i pezzi di striscia LED tra loro ho usato del cavo a cui ho tolto la guaina di plastica. In una delle giunzioni ho portato dei cavi all'ingresso e all'uscita dei dati dei LED e a ground 5V dell'alimentazione. Dopo aver testato i LED ho messo della colla a caldo su tutte le giunzioni, per evitare cortocircuiti tra i cavi e soprattutto perché del biadesivo che c'è dietro ai LED mi fido veramente poco. Ho messo i LED anche sugli altri esagoni, quindi possiamo passare alla struttura che li terrà insieme. Per prima cosa ho preso i pezzi che avevo stampato in 3D e ho messo degli inserti filettati nei fori, che poi serviranno ad avvitare i bracci che terranno insieme gli esagoni. Questi pezzi vanno avvitati al centro degli esagoni. Avendo tagliato gli esagoni a mano non sono venuti perfetti, quindi trovare il centro non è stato facile. Una volta trovato il centro ho usato una dima per avvitare i pezzi nella giusta posizione. Per far passare i cavi dei LED ho fatto una scanalatura nel pezzo stampato in 3D. Per portare dati e alimentazione a tutti i LED, gli esagoni saranno collegati in cascata, quindi ognuno avrà un connettore di ingresso e uno di uscita. Per fare questi collegamenti ho dei cavi di prolunga pensati proprio per le strisce LED, che hanno a un'estremità un connettore di ingresso e all'altra uno di uscita. Ho tagliato questi cavi in due pezzi e ho collegato l'alimentazione dei LED ai due cavi della 5V che vanno direttamente dal connettore di ingresso al connettore di uscita. Invece i dati in ingresso del primo LED sono saldati al connettore di ingresso, mentre i dati in uscita dell'ultimo LED vanno al connettore di uscita. Quindi un esagono è finito e con un po' di magia eccone qui altri 4. Questi esagoni si potrebbero già assemblare tra loro, però ancora manca quello in cui metteremo la scheda SP32, che controllerà i LED. Per questo esagono ho usato un pezzo stampato in 3D un po' diverso da quello degli altri, che ha lo spazio per l'SP32. Volevo mettere anche un pulsante per accendere i LED, e anche qui volevo fare qualcosa di un po' particolare. Infatti questo esagono avrà dietro dei pulsanti nascosti, con cui possiamo accendere e spegnere i LED e cambiare gli effetti semplicemente premendo sull'esagono. I pulsanti che userò sono questi, che sono abbastanza piccoli da stare nello spazio tra l'esagono e il muro. Per prima cosa ho fatto 4 fori ovviamente non passanti nel legno, aiutandomi con un'altra dima stampata in 3D. In questi fori entra perfettamente la parte sopra dei pulsanti, mentre la base dei pulsanti entra negli spazi che ho ricavato nel pezzo stampato in 3D. A ciascun pulsante ho saldato 2 cavi, che ho infilato nei fori del pezzo stampato in 3D. Poi ho incollato i pulsanti con della colla a caldo, sia al pezzo stampato in 3D che all'esagono di legno. A questo punto ho collegato l'SP32 al computer e ho installato il firmware VLED, che permette di controllare i LED degli esagoni da un'interfaccia web attraverso la nostra rete Wi-Fi. Inoltre VLED è compatibile con Home Assistant, quindi possiamo collegare le nostre luci esagonali alla domotica. Ora ci rimane da collegare l'SP32 ai pulsanti e ai LED. Ho saldato l'ingresso dei dati dei LED direttamente al pin 2 dell'SP32. Invece i pulsanti saranno collegati in parallelo, formando 2 coppie che ho collegato a 2 pin della scheda, così 2 pulsanti serviranno ad accendere i LED e gli altri 2 a cambiare gli effetti.
poi all'uscita dei LED di questo esagono ho saldato un connettore a cui si collegherà l'esagono successivo. Per alimentare i LED userò un alimentatore da 5 volt e 4 A. Per collegarlo al primo esagono ho trovato questa prolunga che ha lo stesso connettore dell'alimentatore, che avendo un cavo bianco non darà fastidio sul muro. Dopo aver fissato l'SP32 con una fascetta, ho saldato il cavo nero della prolunga a tutti i negativi e il cavo rosso a tutti i positivi, portando l'alimentazione a 5 volt anche all'SP32. Per far uscire il cavo ho creato degli spazi nel pezzo stampato in 3D. Comunque sotto in descrizione trovate lo schema elettrico di questo progetto, insieme ai file da stampare in 3D. Ora che anche l'ultimo esagono è finito, possiamo unirli insieme per creare la forma che vogliamo. Il primo esagono è quello con l'elettronica, a cui ho accostato uno degli altri esagoni. Per unirli userò questi bracci stampati in 3D, che si infilano perfettamente negli spazi dietro agli esagoni. Questi pezzi hanno dei fori alle due estremità, con cui li possiamo avvitare agli inserti filettati. Due dei fori hanno in realtà un'asola, che serve a compensare le piccole differenze nelle misure degli esagoni, mantenendo la fessura sempre uguale. Una volta uniti i primi due esagoni, ho collegato il connettore di uscita del primo all'ingresso del secondo, facendo passare il cavo nella scanalatura che c'è nel pezzo che li unisce. Ovviamente poi ho aggiunto anche gli altri esagoni. Per la forma l'unico limite è la nostra fantasia, e dopo un po' di prove questa che ho trovato mi piace abbastanza. Ora dobbiamo solo appendere gli esagoni alla parete. Per farlo ho creato un gradino nei pezzi stampati in 3D, che permette di appenderli con dei chiodi. E questi sono gli esagoni appesi sopra la mia scrivania, e secondo me stanno molto bene. Mentre realizzavo questo progetto mi sono già venute in mente molte cose da migliorare, quindi credo che ci sarà una versione 2.0, anche se non so ancora quando la farò. Intanto questo video finisce qui e io vi ringrazio di averlo guardato fino alla fine. Se vi interessa l'elettronica fate un giro sul mio canale e magari iscrivetevi. Ciao e noi ci vediamo al prossimo video.